benvenuti a questo speciale cronaca aretina dedicata alla nuova svolta societaria dell'Unione Sportiva Arezzo. Il 3 gennaio dunque è iniziata davvero questa volta l'era di Marco Matteoni, che ha rilevato con la sua Matteoni Group la maggioranza dell'Arezzo. Lo sentirete tra poco in conferenza stampa, non il 99%, ma una percentuale che gli darà comunque una maggioranza praticamente assoluta, perché una quota è rimasta al consorzio Neos, che in precedenza aveva rilevato l'Arezzo da Mauro Ferretti. Sentirete quali sono i progetti, poi c'è stato anche il saluto con i tanti tifosi che erano presenti allo stadio, un progetto che solo per il 20% passerà dal calcio, perché ribadisce Matteoni, lui vuole sfruttare il marchio Arezzo poi per tutta un'altra serie di attività extra calcistiche sulle quali fare appunto il suo business, perché dice: io sono un imprenditore. Allora sentiamo questa ampia sintesi della conferenza stampa. Allora, abbiamo fatto nottata ieri con l'avvocato Cassese, perché ovviamente le ultime cose poi non quadrano mai, si sistema tutto quanto all'ultimo minuto. Poi alla fine abbiamo partorito questa mattina, abbiamo fatto l'atto della notaio, io sono titolare dell'84% delle quote, l'1% è rimasto a Orgoglio Amaranto e la Neos, dopo una trattativa lunga, ha chiesto di rimanere al 14% perché vuole dimostrare alla città che lei non c'entra niente nell'avventura precedente. Io, avendo l'84-85%, faccio esattamente come mi pare, quindi non ho avuto problemi a dare un'ulteriore possibilità a queste persone. Ovviamente, ripeto, qui da questo momento si volta pagina. Quello che è successo prima sinceramente non l'ho neanche capito io, perché addirittura ancora le carte sono presso il commercialista dell'ex presidente, quindi io ho preferito non fare più domande ed evitiamo domande sul passato e pensiamo semplicemente al presente. Il presente è molto chiaro: io ho comprato la società Arezzo Calcio, o meglio, mi sono messo a disposizione della società Arezzo Calcio, che mi accoglie, perché io non sono padrone di niente tranne delle mie tasche, e con la Marco Matteoni Group, che è la mia capogruppo, che già sono stati fatti incroci per vedere che cosa facevo. Non faccio prostituzione, ma ci sto lavorando, e la società è partecipata al 90% da mia figlia, l'10% mio. C'è un patto di riservata, mi ricordo come si chiama, a livello notarile, che ai 18 anni mio figlio entrerà al 50%. Quindi è una cassaforte di famiglia che non intendo in nessun modo né sporcare né rendere attaccabile da nessuno. Quindi con questo vi dimostro la buona volontà che intendo portare avanti questo progetto, un progetto che nei dettagli vi fornirò prima della ripresa del campionato, ma già vi anticipo che, due punti aperte virgolette, il consiglio di amministrazione, a parte le tre persone qui presenti, verrà composto da uno di Orgoglio Amaranto, verrà composto da un nome che mi indica l'amministrazione, non potendo entrare direttamente all'amministrazione, se no l'opposizione comincia a battere i piedini, e da un nome dei calciatori che mi forniranno. E poi anche, che avevamo detto poi, scusami? Uno degli sponsor. Sì, e anche uno degli sponsor che verrà scelto, di anno in anno si alterneranno. L'ultima cosa che abbiamo pensato è quella di fare entrare anche uno dei dipendenti dello stadio, per un motivo molto semplice, perché l'Arezzo Calcio non è più un qualcosa di nascosto, di chiuso, anche perché per la mia mentalità il calcio in sé per sé nell'Unione Sportiva Arezzo conterà per il 20%. Il resto ve lo presenterò prima della ripresa del campionato, perché sto avendo contatti con gente dello spettacolo, sto parlando anche con quello che è l'agente di Vasco Rossi per fare eventualmente delle prove qui,
sto dialogando con un po' di gente, perché per, a me del calcio mi interessa fino a un certo punto, a me interessa far diventare Arezzo quello che dovrebbero essere tutti gli stadi e tutti i centri sportivi italiani, una cucina di giocatori e di interessi. Con piacere vedo che l'amministrazione è presente, e questo ringrazio Paolo Bertini che è venuto malgrado la giornata di pioggia, vedo l'assessore che è presente, che è sempre gentile con me, la ringrazio. Che dirvi, vi lascio alle domande, chiedetemi quello che volete, l'unica cosa, non mi chiedete niente del passato perché è finito, oggi ci sono io, quindi qualunque cosa, bene o male, d'ora in poi ci sarà sempre solo la mia faccia. Dalla Neus stamattina, quando siamo andati a fare l'atto, io ero arrivato con gli assegni per liquidare la loro quota, loro li hanno rifiutati, mi hanno detto di rimanere dentro, quindi io di fronte a un gesto del genere, onestamente, non Fabio, non mi ricordo come si chiama, onestamente il titolare, il titolare. Gatto. Sì, esatto. Quindi lei la proprietà l'ha acquisita a dalla Neus, zero. Dalla Neus. No, ho pagato una somma che poi, vabbè, questo rimane nelle carte. Noto con estremo dispiacere, però io sono 35 anni che faccio accapocciate, un po' per la politica, un po' perché ho pochi capelli, noto, continuo a notare l'assenza dei giocatori. Allora, qui la palla passa a Franco e a Piero. Perché se vogliono fare muro contro muro, a disposizione, non c'è problema. Dove, come, quando vogliono. Allora, sabato ho commesso un errore io, del quale chiedo pubblicamente scusa ai tifosi e ai giocatori. Quello di non scendere negli spogliatoi. Ma avevo la conferenza stampa, poi sono andato in curva, che era la prima volta che andavo, poi ho saputo che era tantissimo tempo che non ci andava un presidente in curva. Non è l'ultima volta. E quindi mi scuso con i ragazzi di non essere potuto scendere giù e complimentarmi per la loro partita. Però dall'altra parte mi avrebbe fatto piacere che qualcuno di loro fosse qui presente oggi. Io domani mattina, no, ma venerdì mattina sono a Milano contro un mio caro amico, titolare della Exxon Media, quella che fa la pubblicità agli aeroporti e alle stazioni, per elaborare un programma di sviluppo del marchio S Arezzo, perché il nocciolo di tutta la faccenda è che il marchio è S Arezzo, non lo stadio, quindi deve girare tutto intorno a qualcosa di innovativo. L'altro 80% ci sto lavorando, però ecco, sicuramente concerti, sicuramente contatto diretto con gli sportivi, i calciatori o chi che sia, con il mondo dei tifosi, perché non sono entità astratte. I tifosi sono gente che va incontrata. L'altro giorno potevo pure prendermi uno schiaffone, però ci sono andato, quindi ripeto e ribadisco, l'US Arezzo è un marchio che oggi è sottovalutato. Io da ospite voglio rivalutarlo, non sono il padrone, sono un ospite, lo ripeto fino alla fine, perché qui chiunque si è seduto era convinto di avercelo più lungo dell'altro, io no. Io sono uno normalissimo che si rimbocca le maniche, fino adesso ho preso schiaffoni, ho vinto delle partite, ma insomma andiamo avanti. Da presidente io vorrei portarla più in alto possibile, vorrei anch'io gioire di una vittoria in Serie A mancato 12 partite perse di fila, però ci lavoriamo per questo ovviamente. A livello imprenditoriale ovviamente ho visto nello stadio, nella cittadella dello sport che sto, non io solamente, sto trattando con la nuova Fiera di Roma per realizzare in 4 padiglioni insieme a un fondo la cittadella dello sport che vorrei come prototipo fare qui ad Arezzo. Andiamo alle cose emozionali, un'amministrazione che si è spesa al mio fianco in maniera splendida, cosa che sinceramente non ho trovato da altre parti, pur avendo rapporti con parecchi comuni per svariati motivi. Si è schierata completamente dalla mia parte e questo la devo ringraziare, perché potevo essere l'ennesimo sola che era arrivato qui. Abbiamo avuto fiducia reciproca, loro hanno rischiato molto più di me. E altra cosa dal punto di vista emozionale,
il rappresentante che entrerà nel consiglio di amministrazione della dell'Orgoglio Amaranto. Quando ci fu la chiacchierata non estremamente tranquilla con i ragazzi e con alcuni dei tifosi, venne da me rosso e mi disse, ridandomi del lei, mi disse: se accetta è fino in fondo. Ci siamo guardati e gli ho detto: ok, fino in fondo. Quindi ci credo, perché siete sanguigni e io, essendo uno che soffre di pressione alta, ma sono sanguigno e gioco forza, che mi piace l'avventura. Non amo buttare i soldi, scusami Francesca. Quindi adesso io nominerò un avvocato che è cassese, che starà provando sicuramente con qualche ragazza qui fuori, e uno studio di commercialisti locali, questo parlo sempre con te, perché voglio vedere tutte le carte, perché chi prima ha fatto cazzate io non le copro, perché in Italia deve finire di alzare il tappeto e buttare sotto la polvere. Chi ha sbagliato si paga i conticini suoi. Io oggi, per me OS Arezzo sta a zero e io sto a zero, ci giochiamo questa partita insieme, tutti, nessuno escluso. Quindi anche alle vostre penne, io sono editore, ci sono stati momenti in cui non ci siamo capiti, perché se io dico ho pagato il bonifico e poi gli altri non l'hanno pagato, non mi si può dire che io ho detto le bugie, è meglio dire la verità, perché in affari le bugie sono la regola. Perché se io dico ci vediamo al Pantheon o ci vediamo alla Rotonda, a Roma vuol dire la stessa cosa. Per me il Pantheon ci arrivo quei 5 minuti prima di chi non lo conosce e capisce la Rotonda, e magari di quei 5 minuti ho bisogno. Gli affari sono anche questi, quindi usiamo una penna benevola tutti, nei miei riguardi, nei riguardi della squadra, nei riguardi dei dirigenti che sono qui a fianco a me e che manco sono arrivati, già mi hanno chiesto la testa. Signori, parliamoci molto chiaramente, io ho due esperti del settore e io non sono un tagliatore di teste, cerco di risolverli i problemi. In questi 40 giorni insieme a Pietro, 40-50 giorni che sono qua, ho notato con molto rammarico che l'Arezzo Calcio, per i costi, è una società che dovrebbe fare la Serie B, per i ricavi è una società che dovrebbe fare la Serie D. Quindi al fine di evitare che in futuro, senza programmazione, tutti gli anni si va a chiedere al Presidente, ci manca X, ci manca Y, noi dobbiamo cercare di programmare partendo dal settore giovanile, cercando di creare delle patrimonializzazioni in giocatori che senz'altro cercheremo di andare a trovare, giovani di un certo spessore e di una certa importanza, e creare le basi affinché l'Arezzo possa andare avanti, non dico con le proprie forze, però cercare di far rimettere il meno possibile al Presidente, perché sennò ci caccia via a me e a Piero Di Iorio, cercare di farlo divertire, ma non farlo svenare tutti gli anni. Quindi questo è diciamo la base di quello che noi vorremmo fare, e noi cominceremo anche da gennaio, cercando di eliminare quelli che secondo noi sono dei costi che non possiamo permetterci, cioè, basandoci soprattutto sulle nostre conoscenze, su quello che noi fino ad oggi abbiamo anche cercato di fare, cercheremo di possibilmente abbassare i costi e migliorare anche la situazione della squadra. Non porteremo qui giocatori che hanno nome e cognome, ma dovremo portare giocatori che il nome e il cognome se lo devono fare ad Arezzo. Qui non dobbiamo sperare che c'è un Benucci solamente, noi dobbiamo fare ad Arezzo tanti Benucci. Dobbiamo crescere sotto questo aspetto, è essenziale cercare di fare questo, se non facciamo questo vuol dire che falliamo. Noi siamo venuti qui non per fare chiacchiere, siamo venuti qui per cercare di fare i fatti, cercando di
creare delle collaborazioni con tutte le società del settore giovanile, da adesso naturalmente con chi vorrà collaborare con noi, illustrando un programma e cercando di prendere i migliori giovani che sono in queste società. È naturale che non dobbiamo saccheggiare i settori giovanili di queste società, ma dobbiamo cercare di far vivere anche a loro, perché anche loro hanno dei costi, e se uno ha degli introiti è anche giusto che le società del settore giovanile di Arezzo ne abbiano dei benefici. Io chiederò ufficialmente un appuntamento al sindaco, all'assessore allo sport, perché già sto lavorando a un'idea di stadio che possa essere degno di una città di 100.000 abitanti con un indotto di 300.000. Quindi poi, non è detto che lo debba fare io, di uno scampi e liberi, però è l'idea che voglio proporre affinché questo stadio possa essere funzionale a più realtà, non a realtà singola. Ma dare dei numeri oggi è assolutamente fuori luogo, perché c'è chi parla di 600, chi parla di 1.000.000 e passa, chi parla quasi di 2 milioni. La cosa importante è vedere chi ha fatto, che cosa ha fatto e come l'ha fatto, perché se qui inavvertitamente sono state fatte delle cose sbagliate, io non rispondo, perché da me, quando io faccio una cazzata, rispondo io, non chiamo un'altra persona. Scusate sta voce bassa, ma la sera faccio l'199 per arrotondare un po', perché cosa? Beh, tutti hanno apprezzato il fatto che non mi sono tirato indietro. Ovviamente alcuni mi hanno posto delle condizioni. Non mi puoi chiedere se faccio X voglio la testa di Y. Però diciamo che i risultati si vedranno, perché dobbiamo finirla in Italia di dire armiamoci e partite. Se veramente vogliono credere nell'Arezzo Calcio, che lo facciano. Il primo che ci ha creduto sono io. Quindi se adesso gli imprenditori aretini vogliono ancora vedere altri gesti, io non sono la Madonna dei Međugorje, insomma, io devo fare il fatto. Cioè, io appena arrivato ad Arezzo, la prima cosa che ho fatto, sono andato e da solo e insieme a Franco, anche se oberato di lavoro cartaceo, a visitare le società giovanili di Arezzo per riallacciare dei rapporti che erano scomparsi e inesistenti ormai da anni. E siccome crediamo veramente che per fare un fortissimo settore giovanile non si debba andare a prendere il talento a Cosenza o a Belluno, ma basta lavorare sul territorio e magari batterlo a 360 gradi, in maniera che i ragazzi con talento, invece di andare direttamente alla Juventus o all'Atalanta o al Perugia, passano prima da Arezzo. Poi, se c'è talento, in base a quello che è il progetto Arezzo, restano ad Arezzo oppure vengono ceduti i contratti. Quello che dovete capire in maniera chiara, netta, senza equivoci, è che col calcio una società non campa. O sopravvive o crepa. Quindi il calcio deve essere il fiore all'occhiello di un mondo sportivo che si riunisce tutto intorno al tavolo e si crea una città modello. Moscardelli è un patrimonio dell'Arezzo, è un giocatore che forse è tra quelli che si sta comportando meglio a livello di rendimento e di marcature, quindi non vedo il motivo per cui si possa pensare che possa andare via. È chiaro che se lui viene e dice io voglio andare via, ci mettiamo seduti e si discute, però non c'è nessunissima intenzione di privarcene.